E ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in un video dopo un po' di tempo, dopo aver caricato quello del mio viaggio appunto a New York. Spero che vi sia piaciuto. Se non l'avete visto, andatelo a vedere appunto. E quindi siamo in un video di Fortnite che appunto, come vedete, si chiama Come completare la settimana 9 di Fortnite per il pass battaglia. E appunto ho diverse immagini che poi farò apparire durante il video, inoltre le descrizioni per aiutarvi a come completare questa settimana. Eccoci qua quindi con la prima sfida, che è quella di infliggere danni agli avversari con armi esplosive. Appunto, le armi esplosive non sono facilissime da usare per i giocatori alle prime armi, ma fanno danni ingenti. Per questo motivo arrivare a 500 punti danno, completare questa sfida non sarà particolarmente difficile. Infatti vanno fatti 500 danni con con diverse armi come le granate, cioè tutti i tipi di granate, lanciagranate, lanciarazzi, quindi queste sono le armi esplosive, appunto 500, e questa sfida darà 5 stelline del pass battaglia. Passiamo alla seconda sfida, è quella di trovare forziere a Putrido Pantano. Come ogni settimana dovete mettere appunto alla ricerca di 7 forzieri in una specifica area della mappa di Fortnite. Questa volta tocca a Putrido Pantano e appunto quindi vi farò vedere qui una mappa facile per trovare i forzieri. Sarà difficile all'inizio questa sfida perché naturalmente andrà tantissima gente. Io sono riuscito già a completarla, per fortuna, andrà quindi tanta gente e dovete cercare 7, quindi a Putrido Pantano. Come sfida anche c'è di usare un carrello della spesa, quindi sarà una cosa molto semplice. Dovrete solamente utilizzare un carrello della spesa, non sapete dove trovarli, provate in un circuito vicino al nord di Putrido Pantano, vicino Corso Commercio o alla sponda ovest di Lago Bottino, che mi sa dove stanno le fabbriche appunto. E potete provare anche a Tomato, di solito ci stanno, io appunto l'ho completata lì la sfida, ne andrà usato uno solo e da 5 stelle del pass anche questa. Sono sempre 4 che ne danno 5 e 3 che ne danno 10. Visita il centro di luoghi indicati in una partita singola. Descrizione: la sfida in questo caso non aiuta, ma per fortuna ci siamo noi. Per completarla bisogna issare una bandiera al centro di 4 aree contraddistinte da una scritta bianca sulla mappa. Infatti, luoghi indicati significa, ad esempio, come dice qua, Pinacoli Pendenti, Corso Commercio, Spiagge Nob. Naturalmente non andate in questi posti perché sarà difficile da completare, ne dovrete trovare 4 centri in una partita singola. Io l'ho fatta, sono passato per come si chiama? Dio, per cosa sono passato? Allora, Crocevia del Ciarpame, Montagnole Maledette, Spiagge Snob e Boschetto Bisunto. Appunto, ne vanno trovati 4 e faccio, appena si passa vicino si alzerà appunto. E poi bisogna seguire la mappa del tesoro trovata a Montagnole Maledette, quindi altra settimana nuovo tesoro da trovare. Questa sfida sarà un gioco da ragazzi, seguirete indicazioni appunto della guida di questa mappa che si trova nelle Montagnole. È facile da usare, infatti dovrete poi andare anche senza che usate la mappa nel posto che vi farò vedere qui, dove appunto si trova la stellina ed è a Crocevia del Ciarpame. Facile anche questa da trovare, non serve andare direttamente alle Montagnole, ma andare anche solo a Crocevia del Ciarpame, quindi si troverà la stellina.
Poiché eliminazioni con 4 fucili e questa mi sa che ne già, dà già 10. Questa anche ne dà 10. Eliminazioni con fucili pesanti, ovvero con pesante tattico o fucile a pompa o quello nuovo leggendario epico che non mi ricordo bene come si chiama. E quindi sono abbastanza facili da trovare, fanno molti danni e quindi è facile completare questa sfida. Fino ad ora solo una kill perché non ci ho giocato tanto e questa vi darà 10 kill. Dopodiché bisogna eliminare i nemici ad acri anarchici. Appunto, il focolaio di guerra questa settimana sono gli acri anarchici. Dovrete eliminare 3 avversari in questa location, una singola partita. Non sarete soli a voler completare questa sfida e quindi ci saranno molte persone. Però questo è meglio perché è più facile fare kill se qualcuno non trova un'arma. Quindi prima di gettare le armi, schermatevi tutto punto e cercate di puntare bersagli più isolati. Queste sono 10 stelline, bisogna fare 3 kill. Questa settimana doveva essere una delle più difficili, essendo verso la fine, però sono più facili. La più difficile è stata la 7 per avere lo spaccatutto, appunto. È molto facile da completare questa settimana. Spero che questa guida vi sia piaciuta. Se è così, iscrivetevi, lasciate un like, soprattutto per questo ritorno dei video. Ciao a tutti. Think I'm perfect. 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 I'm perfect.